Accademico sta per cominciare l'anno accademico 2010-2011, ma è un anno accademico che è caratterizzato da tantissime novità. La prima fra tutti la prova di ammissione che tutti i futuri studenti, tutte le future matricole dovranno affrontare per accedere a qualsiasi corso di studi. Infatti, secondo proprio un decreto ministeriale, da quest'anno si dovranno superare dei test d'ingresso. Per intenderci, quello che succedeva fino all'anno scorso per la facoltà di medicina, adesso succederà per tutte le facoltà. Saranno 15 giorni clou dall'1 al 15 settembre, quando alle Ciminiere appunto si svolgeranno tutte queste prove. Ma allora vediamo nel dettaglio tutte le novità di questo nuovo anno accademico che sta per cominciare, le date, i luoghi, i posti a disposizione. 9.317, un numero che rappresenta una speranza per altrettante future matricole che sperano di poter accedere a uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania. Da quest'anno infatti è stato stabilito, in base al decreto ministeriale 270 del 2004 e dalle successive modifiche e integrazioni, che dovrà essere effettuata una prova d'ammissione per le immatricolazioni, sia alla laurea triennale sia a quelle magistrali a ciclo unico. Le iscrizioni a queste prove si possono effettuare fino al 5 agosto e vanno presentate esclusivamente online. Nella domanda lo studente dovrà indicare a quali prove intende partecipare. Non è prevista limitazione al numero di prove nelle quali si può concorrere, specificando l'ordine di preferenza dei corsi di studio a cui le prove prescelte danno l'accesso. Andrà perciò indicato col numero 1 il corso di studio preferito e via via con i numeri progressivi i corsi di studio ai quali in subordine intende iscriversi. Si può accedere al modulo di iscrizione da qualsiasi PC o dalle postazioni ubicate nelle singole facoltà, all'ufficio immatricolazione in via San Giuliano 44, all'ufficio relazione pubblico, al call center studenti di piazza Vincenzo Bellini 18 o dalle segreterie territoriali collegandosi al portale studenti dell'università. Basterà cliccare su portale studenti collegandosi al sito www.unict.it. L'importo della tassa di partecipazione a ciascuna prova è fissato in 40 euro. Dopo essersi registrati ed avere compilato e validato la domanda, bisogna ricordarsi di stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione e il promemoria che riporti i dati relativi alle prove selezionate e all'ordine di preferenza indicato, che potrà eventualmente essere modificato tra il 18 e il 20 settembre, quando sul portale d'Ateneo verranno pubblicate le graduatorie generali che terranno conto dei punteggi ottenuti, dell'opzione corsi di studio espressa allo studente e del numero dei posti di disponibili per ogni corso di studi. Le prove di ammissione consistono nelle soluzioni di quiz a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra quelle indicate su 3 o 4 aree differenziate per ciascuna facoltà. Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento e non potranno tenere con sé borso, zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici. I test si svolgeranno dall'1 al 15 settembre presso il centro fieristico Le Ciminiere di Viale Africa. Per quanto concerne le ammissioni, dopo ogni correzione verrà stilata una graduatoria in base al punteggio ottenuto dai singoli candidati. Tale graduatoria verrà pubblicata 2 giorni dopo lo svolgimento della prova direttamente online sul sito della facoltà.
Tra il 18 e il 20 settembre verranno poi pubblicati sul portale d'Ateneo le graduatorie generali, che terranno conto dei punteggi ottenuti, delle opzioni ai corsi di studio espresso allo studente e del numero dei posti disponibili per ogni corso di studi. Dopo sarà possibile modificare l'ordine di preferenza indicato. Le graduatorie saranno quindi scremate di eventuali ammessi a più corsi pubblicati entro il 23 settembre. Chi ha superato il test e dunque può iscriversi al corso di laurea prescelto avrà tempo fino al 30 settembre per effettuare l'iscrizione e pagare la prima rata delle tasse.